invece le abruzzesi a ridosso della zona playoff. Domenica positiva quindi per le squadre della nostra regione, come dicono i nostri servizi. L'Aquila torna meritatamente alla vittoria al Fattori. Non accadeva dal 25 novembre scorso. A cadere sotto la banda di Mister Ianni la seconda forza del campionato, l'Aprilia, battuta per 1-0. L'Aquila parte subito determinata e su un terreno di gioco appesantito dalle nevicate dei giorni scorsi spinge con maggiore determinazione. Al nono, pericolosa mischia in area laziale sul calcio d'angolo. Al 18esimo, Infantino recupera palla a centrocampo, il tiro da fuori area finisce al lato di Di Vincenzo. 4 minuti più tardi la prima vera occasione da gol. Ciotola apre verso l'improta sulla destra, ma il diagonale viene sfiorato prima da Infantino, poi da Agnello. Alla mezz'ora è Infantino a servire Carcione in area. Il tiro del capitano, deviato da un difensore, si stampa sul palo alla destra del bravo numero 1 ospite. Al 46esimo l'Aquila sblocca il risultato. Ferrari sbaglia un retropassaggio, ne approfitta Agnello che lancia Infantino e il centravanti non perdona. Stesso copione nella ripresa. Al quarto minuto Di Vincenzo vola su un preciso tiro a giro di Improta e salva la sua porta. Ancora Improta sugli sviluppi dell'azione è bravo a liberarsi in area, ma tira al lato. L'Aprilia immette forze nuove, entrano Comini e Calderisi al posto di Corsi e Gomez e avanza il baricentro. Ed è proprio Calderisi a impensierire testa, prima con un tiro da fuori area, poi con un colpo di testa che sfiora la base del palo. Al 33esimo gli ospiti restano in 10, brutto fallo di Sembroni su Improta. Rosso diretto. All'ultimo respiro è Calderisi a spaventare il Fattori con un tiro di poco alto sulla traversa. Il Chieti deve aspettare.